Sono nove le misure di custodia cautelare eseguite da oltre 100 carabinieri del Comando Provinciale di Catania, su delega della Procura della Repubblica di Caltagirone, tra le province di Catania e Trapani. I militari hanno così disarticolato una fitta rete di pusher che agiva in diverse piazze di spaccio, soprattutto a Caltagirone, nelle immediate vicinanze di un istituto scolastico. Le nove persone sono tutte ritenute responsabili a vario titolo di concorso in detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e l'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale Calatino. Quella di oggi è la terza operazione di contrasto al traffico di droga in Sicilia avvenuta negli ultimi 2 giorni. Ieri, infatti, a Catania è stato arrestato Salvatore Giuffrida, 52 anni, ritenuto responsabile del reato di trasporto e detenzione di cocaina. L'uomo era stato sorpreso nel corso di un controllo su persone sospette provenienti dalla Calabria, mentre trasportava nella sua auto 5 panetti di cocaina di 5 kg, mentre nel palermitano era stato arrestato un 22enne accusato di spaccio di droga nelle località balneari di Santa Flavia e Porticello.